Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi volevo andare a parlare un po' della regione di Galar e di alcune tematiche, soprattutto legate all'esplorazione della regione, che credo non siano ancora state trattate in maniera corretta da nessuno. L'idea per fare questo video mi è venuta da un post che ho visto su Twitter all'incirca un mesetto fa e che andava a presentare il percorso all'interno della regione di Galar come un percorso contorto che si sviluppava in maniera particolare andando ad esempio a prendere la città a nord come una città attorno alla quarta quinta medaglia, quindi in sostanza rendendola esplorabile non a fine trama ma a metà di essa. Ecco, volevo partire con questo video smontando questa tesi che a mio avviso è completamente senza senso nella regione di Galar. Mi spiego meglio: la regione di Galar è palesemente una regione unidirezionale, mettiamoci l'anima in pace. Sono il primissimo a sostenere che le regioni unidirezionali abbiano dei difetti, ma Galar è fatta così, è, come è stato detto, un ultra corridoio gigantesco. Questa è una cosa positiva, per certi aspetti no, per altri sì. In una regione che si sviluppa palesemente in verticale non ha senso contorcere il tutto, non ha senso dare importanza, per dire, a un est e a un ovest che sono palesemente senza personalità, che sono assolutamente inutili nella regione, quasi non ci sono. E del resto è una striscia di terra, i punti cardinali a Galar sono il nord e il sud e soprattutto, come già ho detto implicitamente mentre parlavo di est e ovest, sono gli unici due punti cardinali che sembrano avere importanza effettiva nella regione. E questo lo dico in virtù di una semplice constatazione: il muro che divide il nord dal sud è anche il muro, per certi versi, che divide l'industrializzazione dalla tradizione, l'innovazione dalla tradizione, la civiltà tecnologica da quella più vicina in qualche modo alla natura. Vi mostro intanto in sovraimpressione quello che sarà secondo me il percorso che affronteremo nella regione di Galar, un percorso che sostanzialmente si muoverà, per così dire, a scacchiera, cioè per linee orizzontali e verticali, senza andare a stravolgere il tutto, come invece la teoria fra virgolette che vi ho mostrato precedentemente andava a presupporre. Tornando però al nostro muro che fa molto anti-immigrazione e che separa nettamente il nord dal sud, vedo in questo contrasto una sorta di possibile percorso ideale fra tante virgolette nella regione di Galar, che parte dalla tradizione e quindi dalla zona più rurale della regione stessa, per andare alla fine a giungere nella città più a nord e aggiungere a quella che è l'innovazione tecnologica della regione. Un percorso che di certo sarà unidirezionale e di certo avrà anche i suoi difetti da questo punto di vista, ma che secondo me ha anche degli aspetti positivi, e questi aspetti positivi si chiamano trama di gioco. Prendiamo ad esempio Crystal Clear, che sto portando in live e che vi piace molto, un gioco che ho anche lodato sicuramente per la forte valenza esplorativa che ha. Per chi non lo sapesse, questo gioco permette di visitare Kanto e Johto muovendosi praticamente in maniera libera per tutta la regione, e certo questo dal punto di vista esplorativo è una gran cosa, ma da un altro punto di vista Crystal Clear non ha assolutamente trama e quindi questo gioco Pokémon di fatto non è un gioco Pokémon. Quello che voglio dire, ribaltando l'esempio, è che un gioco che si sviluppa verticalmente, cioè su un'unica dimensione, sicuramente ha delle pecche dal punto di vista dell'esplorazione e andremo a parlarne più specificatamente tra poco, ma ha grandi potenzialità per la trama. Un percorso unidirezionale, ad esempio, era quello di Unima e sappiamo tutti com'era bella la trama di Unima. Insomma, io credo che si voglia cercare di contorcere la regione di Galar con queste teorie perché si vuole esorcizzare un po' la paura che ci sia un ultra corridoio dritto, quando in realtà Galar è proprio quello, un ultra corridoio dritto, ma un ultra corridoio dritto che sicuramente avrà delle pecche dal punto di vista esplorativo, ma ribaltando la medaglia e quindi guardando il lato positivo della questione, potrebbe nascondere in sé una trama ben sviluppata. Detto ciò, vi avevo detto che avrei cercato di porre enfasi sulla questione esplorazione della regione, perché sì, è vero, una regione unidirezionale rischia di avere delle pecche dal punto di vista esplorativo, però ci sono alcune cose nella regione di Galar, più in particolare nella mappa di Galar, che mi lasciano un po' basito. L'osservazione che vi sto per fare, giusto per creditare le persone giuste, è stata fatta in realtà dalla mia ragazza, che poi ha portato alla riflessione di questo video, quindi la ringrazio perché altrimenti oggi il contenuto non c'era. Ora, sapete che io sono molto prolisso ad arrivare ai punti, quindi vi faccio un esempio per farvi capire la portata di quello che sto per dire. Prendiamo la regione di Kanto, che è la regione peggiore del mondo Pokémon. Non stiamo qui a girarci i pollici, non stiamo qui a inventarci cazzate, è la prima regione, è scusata per essere la peggiore, ma di fatto è la peggiore. Non ci sono posti di interesse e soprattutto ci sono pochissime città. Le città accanto sono 11 se contiamo l'altopiano blu. Questo vuol dire che al di fuori delle città che fanno parte direttamente del sistema Lega Pokémon, ce ne sono solo due che in realtà non hanno palestre o non sono la Lega Pokémon. E accanto sono Biancavilla e Lavandonia, giusto per dovere di cronaca. Ora, se accanto le città sono 11 e sono pochissime se comparate alle restanti città che caratterizzano le altre regioni, a Galar di città, ragazzi, ne abbiamo 9 città
vuol dire praticamente che ogni città ha a che fare sostanzialmente con l'ambiente Lega Pokémon, se noi ovviamente poniamo il fatto che gli stadi siano le palestre e che dunque siano 8. 9 città, ragazzi, sono pochissime e soprattutto non si sono praticamente mai viste in un gioco Pokémon. Vuol dire praticamente che ogni città ha a che fare col sistema Lega Pokémon e che non c'è alcuna città priva di palestra. Ora, una roba del genere l'abbiamo vista, a dire il vero, ad Alola, ma Alola era scusata per certi versi perché il giro delle isole si sviluppava fuori dalle città e dunque aveva più senso concentrarsi su degli ambienti più naturali e tropicali, come effettivamente Alola ha fatto. Ma in una regione come Galar, che invece sembra porre molta più enfasi sulla questione delle palestre, è strano vedere che ci siano così poche città sulla mappa. Ora, ho due considerazioni. La prima riguarda in realtà la trama. Tutto ciò mi fa pensare che la trama potrebbe concludersi sicuramente a nord, nella città più industrializzata di Galar, ma soprattutto in qualche modo in concomitanza con la Lega Pokémon, un po' come era successo, guarda un po', proprio con Pokémon Bianco e Pokémon Nero. Cioè, mi immagino una trama che abbia strettamente a che fare con la Lega Pokémon. Magari, ve la butto lì in maniera molto rapida, il fatto che la regione di Galar sia stata industrializzata e che dunque siano stati implementati gli stadi potrebbe aver scatenato le ire di un ipotetico team malvagio che potrebbe trovarsi contro la Lega Pokémon in sé e dunque che potrebbe attaccarla letteralmente. Un po' come, per motivi diversi, era successo proprio nei titoli di quinta generazione con il Team Plasma, che aveva identificato nella Lega Pokémon il centro da abbattere per poi partire con la loro rivoluzione e dunque con la liberazione dei Pokémon. Perché è così di fatto: se noi poniamo la regione come unidirezionale, come apparentemente è evidente che la trama si deve sviluppare in concomitanza con la conquista delle medaglie e dunque culminare a nord, in quella zona innevata così tanto angusta, nonostante comunque sia innovativa. Questo chiaramente per quanto concerne lo sviluppo della trama. Dal punto di vista esplorativo, invece, a mio avviso, per spiegare la mancanza di città nella mappa di Galar, abbiamo due possibilità egualmente verosimili. Da un lato, la prima osservazione che ho fatto è che, essendo la mappa di Galar che ci è stata fornita molto stilizzata, come evinciamo dalle immagini del trailer, che corrispondono molto vagamente a quelle della mappa, potrebbe essere che alcuni centri abitati di questa regione, magari più specificatamente quelli all'interno di zone molto rurali, siano stati letteralmente omessi dalla mappatura. Ad esempio, in quella vasta distesa che precede la città in cui abbiamo visto gli starter, potrebbe effettivamente annidarsi un centro abitato, perché altrimenti sarebbe difficile immaginare un'esplorazione di questa regione che sia priva di un open world o di una camera mobile. È un'area larghissima, ragazzi, è quasi un quarto della regione a momenti, e quindi mi chiedo: possibile che in questa zona ci siano in realtà dei centri abitati che sono stati omessi dalla mappatura? È una possibilità sicuramente plausibile, ma ve ne voglio fornire un'altra che potrebbe, se non essere vera, almeno permetterci di fantasticare un po'. A Galar, come già detto, abbiamo il contrasto tra tradizione e innovazione. Questa è una cosa appurata al 200%. In virtù di questo contrasto, è possibile che si voglia dare più risalto a delle zone rurali della regione, quindi magari più tradizionali? Del resto, le città che vediamo al di sotto della catena montuosa barra muro, di cui ho già parlato precedentemente, sono comunque delle città a loro modo moderne e non particolarmente affini alla natura. E dunque mi chiedo in questo momento se il contrasto tradizione e innovazione, di cui abbiamo già parlato 3000 volte, non sia ravvisabile anche nell'esplorazione di questo gioco, con un'importanza delle zone più naturali e dunque più tradizionali aumentata a dismisura rispetto alle generazioni precedenti. E quindi di base con un'esplorazione che si concentrerà meno sull'esplorare le città e più sull'esplorare luoghi naturali, ad esempio la landa che abbiamo visto precedentemente, il che potrebbe significare anche un'ulteriore cosa. Se questa zona così vasta fosse esplorabile senza particolari vincoli, senza dover andare in una città piuttosto che nell'altra, certo avremmo comunque una direzione, perché dovremmo arrivare nella città in cui sono stati per l'appunto visti gli starter, ma per quanto riguarda quell'ambiente saremmo totalmente liberi. E quindi mi chiedo: potrebbe esserci qualcosa di simile a un open world? Un qualcosa che possa ricordare in un certo modo una Luminopoli, ma naturale? Cioè un sistema esplorativo come Luminopoli, in cui un tentativo di camera mobile tutto sommato si era fatto? Magari, come io e Pixel avevamo detto in un video che è andato poi sul suo canale, potrebbe esserci una fusione a Galar tra una camera fissa in certi ambienti e poi un tentativo di spazialità con un open world per esplorare delle zone non cittadine, come era stato con Luminopoli, ma in questo caso naturali. Non so, ragazzi, ritengo che questa sia una possibilità comunque da non perdere di vista, perché in ogni caso la mappa di Galar sembra celare una sorta di mistero o comunque un messaggio su quella che sarà la probabile esplorazione della regione, perché 9 città sono davvero poche e questa cosa non è stata notata da nessuno. E dunque, con così poche città, o semplicemente molte sono state omesse, oppure c'è da rivedere il concetto di esplorazione nel mondo Pokémon, e dunque c'è da porre la possibilità che ci siano delle zone esplorabili
utilizzabili in maniera più sofisticata, magari con un open world. Certo, sto fantasticando e sto anch'io esorcizzando dei demoni, mi piacerebbe tantissimo avere l'open world e non credo in realtà nel mio profondo che lo faranno, ma ci spero comunque e questa voleva essere una sorta di speculazione. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente se è così vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Spero di ricordarmi il sondaggio in alto a destra chiedendovi quale sostenete di queste due teorie, cioè la stilizzazione della regione oppure l'esplorazione della natura. Io vi invito ovviamente anche a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.